Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo. Siamo qui con Mad World, siamo nel seguente livello. Siamo nella Sumo Arena, il nemico sarà Yokozuna. Siamo attualmente 71esimi dopo aver sconfitto Shogun. Non a fatica, per carità, c'era un po' di healing point, un po' di mangiarecci, ecco, per recuperare la vita. Però abbiamo avuto magari più problemi ad arrivarci con i ninja e col fatto che ora il gioco non droppa più vite extra. Siamo, dicevo, contro Yokozuna. Tutti i lottatori di sumo vogliono diventare il migliore, lo Yokozuna. Ma per vincere dovrei combattere un uomo in particolare sulla strada per diventare campione. Ha spezzato schiene di orsi e di tigri e ora aspetta solo te. Bene, andiamo nella nostra Sumo Arena e facciamo la conoscenza di questo Yokozuna, che è il campione, comunque che è quindi il massimo rango. Ecco che Jack fa la sua entrata. Posso aggiungere che quei fiori sono molto carini? Puoi, ma hai perso quel poco rispetto che ancora avevo verso di te. Ok, Jack contro Yokozuna, già messo anche qua. Ed ecco il boss. Guarda quella cascata, potrebbe approfittarne per farsi una doccia, visto che non se ne fa una da mesi. Che schifo. Ma non sembra molto sumo, cioè è muscolosissimo. È un armadio. Mio Dio. Quindi questa è semplicemente la fight, uno contro uno, senza neanche arrivare al nemico. Vabbè. Un po' come appunto il terzo livello, che era un giro in moto e poi direttamente fight. Qua è direttamente fight. Sumo Arena. Allora, numero 53. Sponsorizzato dalla Tokyo Gym. E chi se ne frega? Vuoi altro che perché l'abbiamo già aggrato? Calma. Ehi, ma dai. Almeno peggio. Hai qualche pasticcia? Perfetto, e intanto un roll, no, non fa un cazzo. Minchia, minchia. Ha la mano pesante. Ricorda mia madre. Va. Fanno una bella ricostruzione con la motosega. No, un colpo alla volta, perché non sovraccaricarla però, altrimenti è fatto. Potrebbe essere colpito comunque. Via, 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 Jack, via, mamma mia. Un po' di cazzotti che non fanno niente. I suoi fanno molto più male. Cazzo. Dai. Ok, bella. Dall'altro mi è piaciuta, bella. Ecco, però la slappa l'ho presa anch'io. Non volevo prendermi la slappa. No. Liscio. No. Non gli ho fatto niente. Forse si è drogato. Ma dai! Almeno peggio. Oh no. Hai qualche pasticca? Ma vaffanculo! Ma che è? Ma scusa! Così grande. Forse si è drogato. Quando alzi il piede. Ecco, per esempio. Hai no! No! Ti presento con adesso però. Ok, ne ho preso un bel po' di slappe. Ma anche te, guarda qua. Ehi, Jack si sta facendo una fumatina. No, aspetta, è una motosega a fumare. Cosa sto facendo? Vaffanculo. Ha ucciso i cameraman. Maledetto. No. Oddio. Cazzo. Ok, però non si stunna? Non ti stunni più? Quando abbassa la gamba è troppo tardi. Devo colpirlo prima, non in cui si alza. Aspetta. Un altro. Via, via. Ma cos'è che potrebbe ricaricarsi nel mezzo? Capisco perfettamente come si sente.
avete Jack in questo momento? Non ho più vita, ma... No, ho appena vorrei... picchiato il gomito contro l'angolo del tavolo. Bene. Fa un male boia. Ok, quando urla è vulnerabilissimo. Sì, ok, ma basta lanciarmi gli elicotteri. Che cazzo? Ma poi perché l'elicottero passa sempre di lì? Ne ha buttati giù tre, vai via. Muori? No? Muoio io? Ma dai, ma basta. Ma basta. Ma basta buttare gli elicotteri. Capisco perfettamente come si sente Jack in questo momento. Ti ricorda i tuoi giorni di concorrenza? Che poi ha anche poca vita. Io ho paura di finire con finire fuori, tra l'altro. Merda. Lo sta prendendo a schiaffoni. Hai visto? Ho buono. Buono. Perfetto. Muori, cazzo. Ok. Mi sale, si muove di sprezzo. Cazzo. Io mi facevo un po' di polvere prima dei giochi, ma non aiutava molto. Ragazzi, state lontano dalle droghe. Bevete alcol come me. Un po' di acqua, round sapore, 2. Ma che round 2 che è morto ormai? Che round 2? Ma che round 2 gli date? Jack le sta prendendo di brutto. È morto. Ma non è morto, però. È morto. È morto. Morto, devo buttarlo nei cannoni, devo buttarlo. Questa sì che è vera forza. Chissà quanto peserà quel tipo. Credo di essermi innamorato di Jack. Stanno riducendo Jack in polvere. Io mi facevo un po' di polvere prima dei giochi, ma non aiutavo. Wow, dentro il Monte Fuji. Veramente. Così. È morto. Madonna, ha durato pochissimo. Bella fight, perché più tecnica delle altre. L'ho giocata in modo un po' più tecnico, più schiva, più meno caricare a testa bassa. Mi è piaciuto e non sono neanche morto, tra le altre cose. Non è da tutti. Hey, I just saved your ass. How about pointing that thing someplace else, huh? Guns make me nervous. I'm sorry. Thank you. You can thank me by getting up and coming over here. Don't worry. If I was gonna kill you, I'd do it right out here. Look, I'm not a contestant. But if you don't hurry up, I am gonna shoot you. Wait, no, I'm sorry. I'll go with you. My name's Leo. Leo Falmont. I'm in my residency at Jefferson Central Hospital's ER. Or I was, I guess. Thanks again. So what's your excuse? What? Why are you still alive? Alive? I... They sprayed this whole damn place with a virus. If you're not a contestant, why didn't you get sick? Why the hell are you still alive? It all happened so fast. The island was cut off before we knew what was going on. Ladies and gentlemen, beloved citizens of Varagon City, lend me your ears. We have cut off all road and rail access to and from Jefferson Island. No one enters, no one leaves. We have also disabled your cellular devices, phones, and all internet connections. All satellite signals from the island will be jammed. You are our captive audience. Justice is an idea the weak cling to legitimize their drab, peaceful existence. True justice can only be found when lives are at stake, especially one's own. I challenge you to seize the day, redefine justice in your own terms. Let the games begin.
to those of you still wondering, this is a game of survival. Might makes right. It is the only law, and your only chance if you wish to live through this. To those who do survive, you will not only win the right to live, but a substantial financial reward to the tune of $100 million. Insomma. To participate in this game, you need only pick up a weapon, a pipe, a bat, a knife, anything will do. Then you need to kill someone. Family members and neighbors are a convenient place to begin. Ah, yes, one more thing. We've dispersed a biological agent, a virus, across Jefferson Island. Everyone infected, which is all of you, will die within 24 hours. If you care to live longer than 24 hours, all you need do is indicate your willingness to participate in our game. Kill anyone, and you will be given a vaccine. Oh, and I suggest you act quickly. The virus incubation period varies by person. Some may suffer adverse effects much sooner than others. A case in point. Get back! He's hemorrhaging! Game over. Ok, quindi abbiamo capito quello che è successo. So who'd you kill, Doc? A patient? Damn it! I didn't kill anybody! I didn't develop symptoms because I took the vaccine they made. And I didn't kill anyone to get it. I stole it from someone who had. You? The virus got him before he was able to take it. Your lucky day, isn't it? I've got an ID on your friend. Born in 1993 in Ausrain, Harmonia. Went to public high school, majored in medicine at Barragan State, top of his class. The rest of his story checks out. So, guess we trust the doc. If you're not a contestant, who are you? Noi siamo you with some kind of rescue squad? There's gonna be a rescue, right? Why haven't they sent anyone yet? Because everyone's too busy running around with their heads up their asses to do anything. Sorry, but the cavalry ain't coming. The island's cut off completely. Spy satellites are jammed. All they know on the outside is that a terrorist group's taken over. Terrorists with lots of firepower and the balls to use it. So we're hostages. Targets, more like it. If I were you, I'd go find myself a good hole to hide in. What? You're not gonna get me out of here? Sorry, kid. I've got things to take care of. I don't help people. I kill them. Wow, che frase da duro, Jack. Sono tutto eccitato. No, beh, in realtà no, però... Era per dare enfasi al tuo discorso. Ok, abbiamo sbloccato la nuova zona. Ora siamo 53esimi in classifica. Il video di oggi è durato molto poco, ma ve l'avevo appunto accennato, e se non sbaglio quello del Von dura ancora meno. Comunque, ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che la fight e la trama e il gioco vi stia piacendo. E quindi non mi resta che salutarvi e ricordarvi di iscrivervi al canale, commentare, condividere, lasciate un bel pollice in su e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!